Eccellenza, intanto prima di intervenire mi sento in dovere e in obbligo di ringraziare chi è che mi ha elogiato così tanto, perché francamente non ci avevo neanche pensato a tutte le cose che hanno detto, ma forse devo riconsiderare la mia autostima, visto che quello che hanno detto, pensandoci, potrebbe essere realmente vero. E allora io credo che, al di là che legge un piccolo così pizzico di invidia da parte di chi oggi vorrebbe essere il mio posto, visto che coloro che sono intervenuti non hanno incrementato, hanno forse oltre che dimezzato la propria rappresentanza politica. Però non voglio entrare in polemica, anzi, solo una considerazione al consigliere Bevitori, che forse il suo rammarico è quello di aver ascoltato chi gli dava di intendere che io sarei stato sfigurato al Congresso, perché a differenza di altre forze politiche, la Democrazia Cristiana ha un suo organismo, che è il Congresso, nominati con rappresentanti delle varie sezioni, e democraticamente viene eletto il segretario in quella sede. Forse credo che l'unica questione che forse dovrà pensare è l'unico rammarico che forse non ha una struttura organizzata come la nostra, perché la Democrazia Cristiana, pur nella diversità delle vedute e delle opinioni che a volte ci può essere, ha sempre nei momenti più delicati, più importanti, trovato una convergenza in tante situazioni, e forse è per questo che la Democrazia Cristiana, a differenza di altre forze politiche, compresa la sua, Bevitori, è che è ancora presente da oltre 70 anni in questo contesto politico, cosa che invece la sua forza politica ogni tornata, ogni legislatura forse deve cambiare o modificare o spaccarsi. Però queste sono solo considerazioni, perché mi hanno fatto riflettere tutti gli elogi che mi hanno fatto, che personalmente, come detto poco fa, non ci avevo pensato neanche io, e quindi devo riconsiderare la mia autostima, perché non avevo pensato fino a tanto. Ma veniamo a quelli che sono invece gli argomenti della giornata di oggi, anche se cercherò di essere sintetico, visto i tempi e vista l'ora. Oggi ci troviamo a discutere di un programma di governo, di un accordo programmatico e di un'intesa che ha dato vita fra la Democrazia Cristiana, Movimento Civico Rete, Domani Motus Libri e Lista per Noi della Repubblica, a una formazione di un'ampia maggioranza che credo, a mio avviso, che siamo in grado di affrontare le sfide di rilancio economico e sociale attraverso politiche in grado di stimolare la crescita di lavoro e di imprese, garantendo quella stabilità per i conti pubblici e il mantenimento dei servizi all'altezza delle aspettative dei cittadini. Queste sono alcune considerazioni della premessa dell'accordo politico-programmatico. Lo stesso accordo, che è stato redatto sulla base di quello che è il programma elettorale che la Democrazia Cristiana ha presentato agli elettori, che ovviamente, come è normale che sia, ha trovato delle integrazioni nei contenuti del programma che da parte delle altre forze politiche che compongono questa nuova maggioranza e che sancisce in qualche modo gli obiettivi programmatici ai quali l'esecutivo e la maggioranza devono attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative. Ho sentito parlare in diversi interventi la questione del metodo. È proprio per questo che abbiamo voluto anche dare evidenza di questo aspetto nell'accordo sottoscritto, ribadendo che le strategie politiche che saranno messe in atto dovranno essere frutto di una serie reale di condivisioni, in primo luogo ovviamente fra le forze politiche di maggioranza, ma anche avviando una concertazione anche con il resto del Paese, per il tramite appunto di tutte le forze politiche, della rappresentanza e della associazione di categoria datoriali e sindacali, nonché degli ordini professionali, affinché le scelte che sono state operate e saranno operate avvengano con una maggior condivisione di quella che c'è invece non stata nella precedente legislatura, perché credo che sia una delle mancanze di quel governo e di quel contesto, che non c'è stata coinvolgimento e condivisione con tutto il resto del Paese. Altro elemento, ho sentito della stabilità del Paese e una nuova prospettiva di coesione sociale, no? Partono necessariamente dall'esigenza di stabilire un equilibrio fra i diversi poteri dello Stato, nell'ambito del quale il potere legislativo, esecutivo e giudiziario possono operare nel pieno rispetto delle prerogative senza ingerenze, senza prevaricazioni. E questo io credo che sia un aspetto che va perseguito da parte di tutti, in quanto in questo il Consiglio Grande Generale dovrà tornare
ad essere il centro dell'attività della produzione normativa e del confronto politico, e che si dovrà valutare tutti i vari aspetti e approfondimenti che sono necessari sulle varie tematiche, e non è possibile procedere come nella precedente legislatura che è appena conclusa, che si è andati avanti a colpi di decreti delegati o di decreti leggi, perché di leggi se ne sono viste molto poche. Ecco che credo che questo è uno degli elementi di differenza che forse ci sono stati fra la nostra proposta programmatica e quello che invece è il contesto che ci stiamo accingendo ad affrontare. In alcuni interventi poi dell'opposizione sono stati messi in discussione alcuni di questi aspetti che sono le prerogative del nostro programma, ancor prima di verificarli nel corso della legislatura e degli interventi che potranno essere messi in atto, perché in questo ambito, in questo contesto, non è possibile che si dica già che non vada bene, non c'è la cosa, solo perché certi atti e certi adempimenti non sono ancora stati portati, perché il governo non ha ancora giurato e quindi non ha ancora potuto partire con la propria attività. E dico questo perché ho sentito diversi interventi dei colleghi, e qui tranquillizzo le loro eccellenze che non voglio intervenire sul COM del Collegio dei Garanti, ma solo due riflessioni senza intervenire, perché poi sarò più preciso nell'ambito del COM specifico. Molti si sono soffermati sulla questione della giustizia, parlo degli interventi che sono stati, uno sulla nomina del collegio, dei componenti del Collegio Garante, l'altro sulle eventuali riflessioni che tutti quanti, io penso, dovremmo fare, anche perché credo che dovremmo interrogarci tutti quanti sull'eccessivo, forse grado, di conflittualità che c'è stato fra il potere legislativo e il potere giudiziario in questi anni, che non si è mai registrato in precedenza. E non è mai stato in questi ambiti, perlomeno fino a qualche anno fa, perché io voglio ricordare che anche quando abbiamo dovuto affrontare dei temi delicati sulla giustizia, e anche nella legislatura, quella 2013-2016, sono state adottate in quella fase molte norme che riguardano la giustizia e sono stati affrontati e approvati con l'unanimità della Commissione Giustizia. Allora io credo che questo debba essere uno degli elementi che ci deve fare riflettere, ci deve far tornare quel clima costruttivo e collaborativo che si è sempre registrato appunto fino a qualche anno fa. E questo credo che la prerogativa e l'obiettivo di tutti credo che debba essere quello, che la fiducia e la certezza del diritto debba essere alle fondamenta di una società democratica. E qui non si può svilire questi concetti con la semplice considerazione sul Collegio dei Garanti, perché, ripeto, poi andremo più nel dettaglio, ma in questo ambito preme solo dire due cose, che è un anno e mezzo che ci sono dei componenti che sono decaduti, sono un anno e mezzo che abbiamo chiesto come opposizione di procede alla nomina di almeno un membro all'interno di quell'organismo, perché essendo noi all'opposizione c'erano delle quote di proporzione fra maggioranza in quel momento e la opposizione che non è stata rispettata. Allora qui non è un problema di trovare degli equilibri o delle forzature. Uno è ripristinare un atto dovuto che da 2003 fino ad oggi, fino a due anni fa, un anno e mezzo fa, era sempre stato perpetrato, e che i primi che non hanno mantenuto questo impegno è la maggioranza uscente. Dall'altro, credo che nessuno vuole mettere in discussione queste proporzioni, per cui io personalmente sono anche dell'idea che prendermi anche un impegno che eventualmente i membri che oggi sono in quota all'attuale opposizione, in quota, siano garantiti i voti per le loro sostituzioni quando saranno alla scadenza, perché credo che in quell'organismo, se sono stati predisposti dei principi, delle ripartizioni, credo che sia giusto che vengano garantiti anche l'espressione dell'opposizione e della maggioranza. Oggi chi non è garantito è l'attuale maggioranza in quelle proporzioni. Quindi il primo atto va riprecisato e va riportato questo criterio, questo equilibrio, e poi garantire ovviamente alla scadenza degli attuali membri di pertinenza dell'opposizione garantire i voti, anche se senza i voti dell'attuale maggioranza non potrebbero nominarli. E invece io credo che questo sia giusto ed è
necessario portare di nuovo a quella ripartizione, a quell'equilibrio e a quelle considerazioni. Non vado oltre su questo. L'ultima considerazione è che non intervengo sugli altri aspetti che riguardano le varie parti del programma, perché credo che già dettagliatamente i miei colleghi che sono intervenuti prima di me e anche gli altri colleghi della maggioranza che sono intervenuti specialmente sui propri segretari in pectore, no? Che sono intervenuti a inizio del dibattito, credo che siano già stati esaurienti nell'illustrazione di quelle che sono le parti che riguardano le loro competenze e che quindi potranno poi essere fra coloro che vanno a definire l'ambito di intervento che in Consiglio Grande Generale avremo modo di discutere e di portare avanti nella massima sintonia, collaborazione e partecipazione e coinvolgimento di tutti. Grazie.